memorizzare subito, solamente sì. dopo un tempo parlando con, parlando con missionari italiani e raccontando la cosa, il missionario dice aspetta, cosa hai detto? Mi ha detto la Madonna che riferisca che a Ghiaia di Bonate io sono veramente apparsa. Però lui non ricordava o non intese esattamente bene il nome dalla Madonna quando si manifestò, ma ricordava Bonate. E ripeto, ricordando e parlando con un missionario, il missionario lo fermò e gli disse: stammi a sentire, io ti dico il nome e tu mi confermi se è lo stesso che la Madonna ha detto. Ghiaia di Bonate. E lui dice esattamente, ma senza ancora saper ripetere il nome. Il brasiliano non prende facilmente le nostre parole. Però è interessante che fu... interessante motivo di attenzione da parte mia quando questo giovane mi riferì di Ghiaia di Bonate. Gli dissi: sono vescovo di qui in Amazzonia, però sono di Bergamo, ho già sentito parlare molte volte di Ghiaia di Bonate, e quindi perlomeno una strana coincidenza il riferimento a Ghiaia di Bonate, che in Amazzonia uscisse questa espressione, questa affermazione, ripeto, sempre mi ha lasciato molto pensieroso. L'Amazzonia è una terra così lontana, superfici così vaste sono le distanze, difficile raggiungerlo, però la Madonna si è manifestata e ha detto: Ezio, di e manifesta che a Ghiaia di Bonate io sono apparsa. Quello che io sto dicendo evidentemente non ha nessuna intenzione di sovrapporsi alle posizioni che la Chiesa ha assunto e continua ad assumere su Ghiaia di Bonate. Io non sono vescovo di Bergamo, ma sono vescovo di Tapirana. E qualcuno potrebbe domandarmi: e lei crede ai Tapiranga? Io rispondo con le stesse parole con cui mi diressi a Edson e a Padre Danilo che lo accompagnava. Padre Danilo è un anziano missionario del PIME che inspiegabilmente ancora è vivo all'età di 80 e più anni, essendo passato in una situazione clinica, diciamo così, inspiegabile dai medici. E inspiegabile dai medici è che sia ancora vivo. Dunque risposi: guarda Ezio, guarda Padre Danilo, la mia posizione è la posizione prudente di chi ricerca, la stessa posizione di Gamaliele. Gamaliele era il capo dei farisei quando per la seconda volta trascinarono gli apostoli per volerli castigare una volta in più per quello che annunciavano il Vangelo di Gesù Cristo. Gamaliele dice: calma, non è così che si agisce. Ricordatevi che se la predicazione di questi apostoli, di questa gente, non li chiamava gli apostoli, questa gente viene da Dio, nessuno potrà opporsi. Se sono cose umane, avranno il corso che avranno.
questa posizione davanti ai Tapiranga da parte mia non è una posizione agnostica, così senza... Se qualcuno mi dicesse, lei crede che la Madonna è apparsa a Ezio? Io risponderei tirandomi dalla difficoltà con la maggior semplicità, non è apparsa a lei, non lo so. Però testimonio a voi che miracoli sono accaduti. Per gli scienziati solo vale quello che si tocca con le mani. Ma non tutto si tocca con le mani. Le conversioni, chi le tocca con le mani? Prima di tutto bisogna credere nelle conversioni. E senza dubbio, dal mio punto di vista, una conversione vale quanto un miracolo. Vale quanto il miracolo di uno che avendo la gamba storta la raddrizza. Forse vale di più. Perché per raddrizzare le gambe storte bastano i chirurghi. Per raddrizzare le coscienze né psicologi, né neurologi, né psicanalisti, neppure noi preti le raddrizziamo. Solo Dio che è il padre di tutte le coscienze. E io conosco molti. Conosco anche fatti non spiegabili, direi io. Io sono geometra, ho fatto liceo classico, ho fatto teologia, ma a tempo perso, pensando che mi fosse utile nella mia vita di missionario, ho fatto anche geometra, quindi non sono più di un geometra. Ho approfondito le cose, mi intendo di ingegnere, ma non sono uno scienziato, assolutamente no, e non pretendo e non mi piacerebbe essere uno scienziato. E non mi piacerebbe essere uno scienziato, perché gli scienziati pensano di spiegare tutto, non spiegano niente. Cominciano a non saper spiegare la propria vita. E chi non sa spiegare la propria vita non conta molta cosa. Non conta molto nella vita. Bene, dico a chi mi domandò già 3-4 anni che cosa io pensavo del santuario. E ho sottoposto la cosa alla Santa Sede, al rappresentante della Santa Sede. Il rappresentante della Santa Sede mi ha guardato un po' così e si è tirato indietro. Io ho detto, senta, eccellenza, nunzio apostolico, far su un santuario è una cosa cattiva? Non mi dica che lo è, perché io lo sconfesso subito. È una cosa buona. Che dopo 14 anni un gruppo di circa 400-500 persone tutte le settimane da Manaus viene ai Tapiranga, sono 300 chilometri. Non è sulle nostre autostrade, anche se in verità... Se purtroppo ci fossero nostre autostrade, mi impiegherebbero 6-7 ore. Perché qui basta mettersi in autostrada, voi lo sapete, che vuol dire mettere la prima e ogni tanto giocare con la frizione per non correre. Bene, comunque, dopo 14 anni c'è ancora gente che fedelmente frequenta questo luogo che stiamo a poco attrezzando, perché un giorno, se Dio vuole, ci sia un santuario. Bene, rispondevo a Nunzio Apostolico, fare un santuario non è una cosa cattiva. Non significa che io prenderò una posizione a proposito di sì, è vero o non è vero. Il tempo darà la sua risposta. In bergamasco diciamo che il tempo matura l'innesto. E io sono convinto che qualcosa di grande, chi sono io per dire sono convinto, ma io sono convinto che qualcosa di grande nascerà. Che un giorno forse possa essere il punto dove l'Amazzonia
parlo dell'Amazzonia come gente, abitanti dell'Amazzonia, possono concorrere là, riaffermare la fede, ma soprattutto, ecco una cosa sulla quale mi piace trattenermi, è che tutte le volte che Edson, ripeto, il Didenzio, parla di conversione in termini molto pratici, senza quel ritegno, tra virgolette, o vergogna che molte volte noi uomini di chiesa abbiamo quando dobbiamo dire pane al pane e vino al vino. Che in dialetto bergamasco si dice questo le peccato, questo le mie peccato. Mi avete capito? A noi uomini di chiesa è venuto a mancare, a noi uomini di chiesa. Io credo che non mi è venuto a mancare del tutto a me. Sono un vescovo un po' differente nell'ambiente dei vescovi lì della zona, mi guardano tutti così. Ma dobbiamo riprendere il coraggio della chiarezza, il coraggio del Vangelo. Questo si fa, questo non si fa. Chi fa così sbaglia, chi fa così fa giusto. Vorrei dirvi, e dirvelo con cuore molto sereno da una parte, pressato, non so come si dice in italiano, in senso nostro. Preghiamo perché la Chiesa riprenda il coraggio di essere Chiesa. Preghiamo perché la Chiesa riprenda il coraggio di essere Chiesa, cominciando da noi. Da noi sapete cosa voglio dire, né? Non sono un prete qualsiasi, sono un vescovo, cominciando dalla Chiesa, ad avere il coraggio. Ah, ma dopo ci fraintengono, dopo non c'è il dialogo, dopo non c'è... Signori miei, gli apostoli non hanno cercato il dialogo. Anzi, questo è il tempo di Pasqua e quasi in tutte le letture del pomeriggio noi incontriamo, più o meno quasi intero o per pezzi, il discorso che ha fatto San Pietro quando, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, è uscito dal Cenacolo, stava assieme agli Apostoli e a Maria Santissima, e con tutto il coraggio e diremmo il pelo sul petto proprio di Pietro, che è un grande santo, Gesù Cristo non sbagliava a scegliere, grandissimo San Paolo, ma grandissimo San Pietro, e ha puntato subito in Pietro. Sapete che cosa è successo in questi giorni? Che quel Gesù di Nazareth che voi avete crocifisso, l'ha detto a parole chiare, quadrate così, che voi avete crocifisso e risorto. Non ha avuto paura di nessuno. Non ha chiesto il dialogo. Semplicemente si è presentato e ha detto la verità. Quello che voi avete crocifisso è risorto ed è risorto per tutti. Quindi che la Chiesa recuperi il coraggio.